even get some calls. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 37esima puntata della serie su Farming Simulator 2015. Oggi sono in compagnia di Apple Deer, ciao a tutti, e di Giallo Farmer 92, ciao. Eccoci qua. Allora, la volta scorsa ragazzi siamo andati dentro un po' con legname e oggi andremo a andare avanti, bisogna andare avanti un po' con i campi. Come vedete qui anche poi dietro le quinte ho venduto un altro rimorchio di legna e adesso cominciamo ad avere dei bei soldi, siamo intorno ai 4.267.000 e 357 euro e un centesimo. E bene, quindi adesso legna ne abbiamo fatto un bel po', per qualche puntata se ne sta lì, e ora ci concentriamo con le patate, che io non riesco a capire, mi sembra secche e pensavo fossero morte, però vedete adesso pronto per la raccolta. Io non mi ricordavo che le patate diciamo erano così, e le ho viste un po' così, ho detto cavolo, adesso si sono seccate tutte, si vede che si è cambiata l'impostazione e no, e adesso non le raccogliamo più. E invece no, fatalità, si vede che è così e le patate adesso sono così. Comunque, Marco, mi dica. Un problema. C'è un albero 8. In mezzo a un campo, il campo 15. C'è un tronco. Un albero in mezzo a un albero? Cioè, un campo. Un campo in mezzo a un albero? Ti dico la tigua, guarda. Che sei campo un albero 15. In mezzo a un campo? Che sei un grande albero? Sì. Un campo 15. Ho tollo. Daremmo tutto l'albero su tutte diga, ecco, ma come fai a essere in mezzo al campo? Poi a fianco, fuori dal campo, là in mezzo al campo, quindi dove sei un 15? Guarda, qui si è riscaldamento. Ah, ora asse o là, se qui del terra ieri si vede che era cascato, asse o là. Tanto sì, asse o là, asse o là. Boh, tu sai che sei un guadagno là. Sì, sì, asse o là. Allora ragazzi, ci prepariamo con i morchi vari, usiamo anche quello, ecco qua, ci prendiamo quello del camion. Quando serviva a fare gasolio. Sì, alleluia. Cioè, dite me che consuma 50 litri di gasolio può andare a fare 100 litri di gasolio. Ah boh, non so quanto che consuma. Boh. Più o meno sì. Ho fatto scherzo campi. Sì, ho capito, praticamente a Trebbiase da mandare a revisionare. Sì, sì. Ho fatto un bel po' di chiometri. Vabbè. Ci prepariamo qua, aspettiamo adesso, tiro fuori il fornellino con posta asciutta intanto che Gaspa ritorna dal benzinaio, a meno che non si perda, che manca poco. A meno che ragazzi io non mi metta a raccogliere le patate e poi per scaricarle magari uso il carro, quello più piccolo, che in realtà è grande ma è piccolo. Quindi io direi a sto punto di andare giù un po' con le patate. Prendiamo la Tektron 415. Mi hanno uno sterzo questi oggettistiche. Finito, arrivo. Vabbè, io intanto ragazzi mi metto con le patate, così pian piano andiamo avanti. Magari intanto preparo la trebbia sul campo di colza, così è già pronta. No, siamo solo di aspettarti ti, non sei ti che te gada apparecciate, te gada muoverte. Ma vai buona. Sì, vivo, sì. Ecco qua le nostre patate ragazzi, oppure si fossero tutte appassite, invece fortunatamente ci sono. Perciò Gian evita magari di usare il carro là che serve a me per le patate, sempre se ci arriva. Perché abbiamo quello venduto quello che ho attaccato io? Perché abbiamo venduto, non abbiamo carri bassi per le grime. Dovrebbe arrivarci questo comunque. A occhio e croce. Vediamo subito. Casomai usa il camion, che tanto sei qua vicino, perciò
No, non è che c'è strada da fare come il campo 16 che siete in fondo e dovete per forza ogni volta tornare indietro e far tanta strada. Qui vai giù 10 metri sei già sui Silos. Infatti vengo sotto un attimo, vengo sotto da te un attimo. Sì, sì, se vuoi, tanto dopo me lo lasci bordo campo, io intanto vado avanti. Aspetta, ho una domanda da fare, cioè se la cabina è sporca di paltano, perché anche la poltrona è sporca di paltano? Non è che uno si siede coi piedi sulla sedile? Forse se anche non so, polvere? Sì. Ma qua fa vedere come paltano, no? Come polvere. Ai ai ai, qui, oh mamma mia, che problema che c'era, ragazzi. È iniziato a mucchiare, non è arrivata la grafica, si è accorto? Sì. Vabbè, intanto lasciamelo qua che allora so che funziona, okay. Poi quando sarà pieno me lo andrò a prendere. Adesso arriva. Oh, mamma mia. Arrivo. Cioè è arrivato, non ha detto che si è già agganciato la barra e già sta partendo, quindi. Oh, intanto penso... arriva. È una roba positiva quella. Sì, molto positiva. Sì, sì. Comunque la tua risposta è che la polvere va ovunque, non è che va solo sui pedali o sì, su okay, terra. Palpipaltano, polvere. Vabbè, scusami un attimo, se il trattore si impianta, magari te scendi e camminando questo e quello te riempi di paltano ovunque. Manca, sì, ma sono piatti strano, vedo. Penso. Sotto la poltrona. Appunto, non sono l'unica roba che si è pulita su un trattore, resta tutto sporco. Non penso proprio, mica ho visto gente che aveva i poltrone, no, onte, depi. Vabbè, però ma sono i trattori vecchi. Vabbè. Un nuovo di stecca, non sai che ti ho tenuto sito. Scusami un attimo. Esiste che il trattore ti illustra, fa non so cosa. La macchina si onta, patocca, il trattore si è netto. Perché il trattore è un mezzo da lavoro che deve restare sempre operativo al massimo. Sì. Penso Gian ne sappia qualcosa, visto che è un... qualcosina proprio. Sempre operativo. Raccontaci Mari del 180. Lo scassone, vuoi dire lo scassone? Quello preso. No, io gli voglio bene quel trattore lì. Vabbè, dai, io c'ho un po' di problemi in questo momento nel gioco. Nel gioco, vabbè. Sì, ci sono i mezzi che fanno quello che vogliono. Vabbè, adesso sospendiamo un attimo e vediamo di risolvere. Intanto, ragazzi, noi andiamo avanti a lavorare. Ci riprendiamo dopo il video quando saremo andati un po' più avanti. Bene, ragazzi, allora Gian ha sistemato il suo problemino. Intanto sono andato avanti, carro pieno di patate. 40.000 litri di patate abbiamo fatto. Bestia. A te magni finché. E andiamo ad alzare anche il mucchio delle patate adesso, visto che quello delle barbabietole è già abbastanza altino. Boh, gas passa un pieno. Okay. Ok. Anche loro giù col primo carro. Buonanotte. È andato troppo indietro. Ed ecco qua che ho su anche il mucchio. Comunque c'è un po' problema nella Tektron, ragazzi, nello scarico, che la via a scaricare ma le Tektron non partono subito. E quando partono alla fine finisci di scaricare, le Tektron continuano a cadere per un po' dopo aver scaricato. Anche quella è un'altra cosa da sistemare. Oppure non è anche aggiornato il gioco e ha ancora qualche difetto. Appunto, devono sistemarla con una patch. Sì, ma sul 2013 quante cavolo di patch hanno fatto? Ne hanno fatte fino alla 2.1 beta 2 hanno fatto, sono arrivati. Dopo pensate quanta roba devono sistemare qua, pensate quante patch dovrebbero fare. Che c'è mondaga. Basterebbe farne una decente fatta bene, no? Ah sì. Dai che sono pieno. Oh, sta calmo. Oh, cosa? Oh. Dai, cosa siete arrivati? Metà campo più o meno, sì.
Sì, più o meno. Più o meno. Vai, apri, Gaspa. Se no, ragazzi, avevo paura che con quelle texture là bianche fossero appassite tutte le patate, e ho detto qua devo riseminarle, io devo inventarmi qualcosa, qualche scusa, e invece no, sono proprio le texture, diciamo così, che si secca la pianta esterna e dopo si possono raccogliere. Sarà che forse nel 2013 non era così, mi sembra. No, infatti. Per questo verdi. Restavano verdi. Verdi più alte restavano, in effetti. Diventavano piccoline e le raccoglievi. Sì, invece qua erano verdi, dopo mi sono girato, le ho viste mezze così. Ho detto, cavolo, sono appassite. Sebbene premendo la I mancasse un punto, però ho detto non si raccolgono. Pensavo fosse anche andato un po' in casino il salvataggio, invece fortunatamente è perché il gioco, ragazzi, ce le ha così, insomma. Però nella realtà sarebbe giusto così, le patate le raccolgono quando è così. Sì no, appunto noi essendo restati nel 2013 che erano verdi, per la prima volta le avevo seminate, ho visto che era un po' così, ho detto cavolo, qua è andato tutto in vacca. Va bene, ragazzi, noi adesso andiamo avanti, e anche perché ho anche quest'altra parte di campo, e poi come potete vedere adesso sto raccogliendo il 29, dopo ci sarà il 24, il 30 lo stanno finendo, dopo ci sarà il 38 e il 28 anche da fare, quindi un segreto magari retro, c'era lui dietro il culo. Che Gaspa che fa le manovre del cavolo. Ah, ok. Oh, devo avere spazio io. Sì, spazio. Nel campo comando è più grosso. Ah, va bene. Ah, ok, va bene. Oh, arrivo col 1050 vario, io vedo chi che comanda. Ah, sì. Allora, ragazzi, siamo andati avanti un po' tra lag, crash e robe varie, e ormai ho anche finito, diciamo, di raccogliere il secondo campo di patate. Intanto Bull e Gian hanno finito il campo 30 e sono andati al 38 a raccogliere il mais. Sì. Ok. Ora io qua invece avevo 2-3 punti da raccogliere, potrei anche, visto che sono in zona, andarli a raccogliere. Li ho saltati questi qua, ragazzi, sono quelli sugli angoli e curve, capita che si salti qualcosina. Dopo di questo, ragazzi, andiamo a scaricare, vediamo quante patate abbiamo rispetto magari anche la colza, dato che comunque sono stati fatti solo due campi di patate e scusate di barbabietole, che colza. E poi, ragazzi, finalmente possiamo andare a prenderci il nostro spandileame. E lo carichiamo, quindi dobbiamo prenderci anche la benna, quello che serve. E poi, per prova, e anche perché non so esattamente quanto ne va via, quanto ne abbiamo, veniamo e concimiamo un po' questi due campetti qua, e intanto così lo proviamo, poi eventualmente se vedo che non ne va via troppo eccetera eccetera, andiamo avanti anche con il campo 30, se no prendo lo spray e vado giù con quello. Ora scarichiamo qua, questa è a zero, quindi possiamo anche richiuderla. Gian intanto che va a scaricare Nichilus. Ecco qua, macchinario richiuso, si parcheggia a casa. Comunque ragazzi, ho scaricato quelle 2-3 volte per le patate, quindi la density devo dire funziona bene, altro che senza sarebbe molto più lunga da fare la cosa. Almeno così, se dobbiamo fare qualcosa, ce ne abbiamo. Eccolo qua, caro, quasi pieno, 39.300, quindi mancava veramente poco. Penso raccogliendo i vari pezzettini qua e là, un angoletto, e si riempiva, ma vabbè, dai, intanto per ora
ci teniamo questo. Come espandi le tame, ragazzi? A parte lasciando perdere un po' i soldi, che adesso cominciamo ad averne abbastanza, ed è un bel po' che non vendiamo anche le cose nei silos, quindi penso o questa o prossime puntate, se c'è una buona offerta, iniziamo poi a vendere. Eccoci qua. Adesso voglio vedere. Per espandire tamme direi di prendere quello più grande e anche per caricarlo adesso volevo vedere un attimo. Ah, che roba! Scusa! Metà addosso mi ha distrutto. Ecco, per stesso fa danni, io non c'entro niente. Beh, come no? Allora, no. Patate 217.000, barbabietta e zucchero 285.000, più o meno siamo là. Non c'è tantissima differenza, però come vedete le vendono a 800 o 920 euro alla tonnellata, quindi non è che sia chissà che cosa. Adesso vorrei vedere qua più avanti se ci sono ulteriori offerte, ma no, c'è solo il cipato che lo vendono a 2180 euro la tonnellata. Cipato lo rende bene. Però comunque, ragazzi, come vedete, frumento 459.000, orzo 774 addirittura, colza 781, mais lo stiamo trebbiando adesso, è quello un po' più basso, siamo a 547, e in effetti adesso punteremo un po' più sul mais e sul frumento, dato che orzo e colza ne abbiamo molta, però comunque rifaremo. Poso il carro, che tanto non mi serve più, a meno che non lo vogliano Gian e Gaspar, però penso che con il... No, questo qua non faccio problemi. Ok, allora lo lascio qua fuori. Bisognerebbe lavare anche un po' i mezzi, ragazzi, la prossima volta ci prendiamo. Almeno i trattori, dargli una lavatina. Allora, io direi di mettere a riposo il New Holland a casa, bene, così prendo anche la forca per caricare le tame. Allora andiamo da Tony, ragazzi, e ci prendiamo ciò che serve e ritorno. Intanto butto su la forca vuota senza niente, così poi siamo a posto. Bene, allora siamo arrivati, direi di andare a prendere intanto una bena universale, uno perché comunque come capacità è il 1860 del massimo ed sarebbe uguale alla forca da letame. Forca da letame e bena universale, a questo punto tanto vale prendere la bena universale che fa tutto, compreso anche il letame, anche il cipato eventualmente se dovessimo scaricarlo o domani usare una mod, eccetera eccetera. Tanto per 900 euro, se comunque il trattore non ci arrivasse a caricare lo spandiconcime, per 900 euro si può vendere benissimo. E con 71 milioni di euro ci prendiamo lo Strautmann, con raggio d'azione di 15 metri, 220 cavalli richiesti, io ne porgo 160. Sì, e infine ci arriva, sì, perché quella è l'altezza, guardate, oggi. Vediamo. Sì, ci arriva e ne avanza, anzi è più basso ancora degli altri carri, quindi siamo a posto. Poi vedremo il funzionamento. Questo è il bennone universale che tira su anche le tegole. Queste tegole. Che varati che ho anche sbagliato, che non mi era venuto fuori al cimo, mi sega a sganciare, mi sega a girare anche a forca qua. Anche a forca bene universale, eccolo qua, guarda che bello, molto utile, caro, bello, un buon metodo, grazie del sistema che qua dietro lo vedremo in funzione poi tra pochissimo, perché adesso vado dalle vacche, ragazzi, pesco un po' di roba, lo carico e poi ritorniamo. Il New Holland, mamma mia, puretto, sta soffrendo, l'avevo detto io. Vabbè, dai, 24 28 30 ci arriva, dai, con calma. Se portava il carro per l'erba Strautmann, porta anche questo, stessa marca e garage, stessi pesi, stessa marca, stessi, fatto nella stessa metodica. Eccoci qua a tirar su un po' di letame, cavolo, ci serviva la zavorra dietro ma purtroppo non ce l'abbiamo. Sentite, c'è anche un bel sound di un po' di merda che casca. Se non ve ne eravate accorti o non lo avete ancora fatto,
E come vedete si va benissimo con Benna qua. L'appoggiate un po' in mezzo, la tirate un po' su e giù, così vi muovete un attimo, andate un po' avanti in modo che ve lo carica. Dopo andate un pianino in retromarcia, la tenete anche un po' più bassa, e poi una volta arrivati qua prendete e scaricate. Si sente bene il sound. Ora ragazzi, andrò avanti così finché o lo finisco tutto o riempio il carro. Adesso non mi ricordo quanto lettame c'è. Una volta riempito tutto mi prendo un bel trattorino un po' più grosso, in modo che nel campo poi si corre meglio, perché dopo salita e discesa, se già è un po' sotto potenza il trattore, magari andiamo piano e sprechiamo letame per niente. Praticamente già magari non abbiamo moltissimo e non vorrei magari neanche andare a sprecarlo, ecco. Ma quindi alla fine hai preso lo Strautmann, giusto? Sì, perché comunque ho visto che non hai visto era... che si può aprire la sponda sopra? Quella per caricare? Quella davanti o quella di lato? Quelle laterali? No, non ho visto. No, perché ho il menu, diciamo, quello delle info chiuso, perché mi toglie comunque visuale, anzi... Sì, se guardi puoi aprire la sponda laterale. Ti spiega... Ah, ti spiega. Mi può caricare col tizio Paola? Posto? Ah, premendo X praticamente. Sì. Beh, dai, così, ecco ragazzi, così si va ancora meglio, ma tanto ci arrivava lo stesso per quello, quindi... Intanto le mucche che me... Cioè, che fa? Le porta 32.000, giusto? 32.000 litri. Sì, 32.000, fa. Per una Benna da 1.800 sono tanti bei carichi che devi fare. Lo so, però d'altronde benne più grosse non ce ne sono, a meno che non ho guardato la pala gommata se... Quanto... Lì le porta 6.000 e qualcosa. Però non so se porta anche il lettame. In teoria dovrebbe portarlo. Sì, lo caricavo io con quella. Sì, però ecco, potevamo prendere... Vabbè, la prenderemo in futuro quando arriverà poi col silato e la prendiamo, perché il silato, se no, ha voglia di buttarlo giù con questa qua. Diventa veramente, veramente lunga. Come vedete ragazzi, sono dei punti, magari se vi abbassate un po' di più prende... si carica più velocemente, o se andate magari un po' più in alto si carica più lentamente. Vabbè, adesso non vorrei buttarvi via troppo tempo del video solo per caricare le tame, anche perché abbiamo ancora un po' di robe da fare, perciò andiamo avanti così e poi riprendiamo quando sarà il momento di vedere lo Strautmann in utilizzo. Intanto io ho perso tutto il letame per colpa del New Holland. Ottimo. Maledetto schifo, adesso vado a prendermi a Zavorra. Vabbè. Buona. Ragazzi, nel tentativo di andare su di qua sto andando giù e trattore non ce la fa, purtroppo. 0 km orari e sono accelerato al massimo. Comunque notiamo un bug, un problema nel caricatore. Se c'è scritto 32.000 litri non puoi mettermi 94%, quando comunque la sua capienza massima è 32.000 litri. Cioè, guardate poverino il New Holland con le ruote che girano, ma non riescono a fare abbastanza dritto per pescare. Ma devi guardarti una botta col manne. No, devi spingermi su, non una botta. Dai, devi venire dietro e spingere. Sì, arrivo. Ecco, io muovendo il caricatore sono riuscito a fare un po' di peso. Sono andato su sto andando su a 2 km orari. Eccomi. Dove sei? È che devo prendere una botta. Dai, vieni a spingere. Ah, vai o là? Oh, là. 11, 12. E c'è una tuta manetta, 14. Che mestieri. 17. Oddio. Dovrebbero fare le catene, secondo me. Sì. Anzi, adesso mi prendo il Lamborghini, perché sennò... Ma questo è un punto critico, 14.
Ho trovato una balla. Cosa che hai trovato? Una balla. Vabbè, con tutte quelle che te conti ti credo che te conti. Ti più antigua. Buon, grazie. Buon posto. Mamma, ragazzi, che se fosse in realtà non andrebbe nemmeno avanti già all'inizio, secondo me. Comunque lo sganciamo qua così ci riprende, ci prendiamo un trattore un po' più potente. Mari, lo zavoriamo. Gaspa, dove anche. Sei? Rivo. Ho dovuto vedere anche io la scena. Perso. No. Rivo, sono qua. Lasciamo qua. Zavora 1000 ci dovrebbe bastare. Devo venirmi addosso. Boh. Comunque richiesti, ragazzi, mi sembra 220 cavalli. Sì. Vediamo se il Lambo ce la fa. Mamma mia, fa fatica anche lui. Però è già diverso. Io direi intanto di provarlo sul campo, quello dove c'è una distesa un po' più ampia, ecco, in modo da evitare proprio di buttare via proprio soldi vanure. Che comunque, ragazzi, avete visto, le vacche ce ne hanno prodotto abbastanza, ecco. Mettiamo qua così. Premiamo il tasto B. Ed eccolo qua. Oh, ma non segna per terra. Ah sì, è che non si vede male perché non è piccato e quindi si vede male. Comunque, ma bel, può controllare i freni al buon funzionamento. Dai, bellissima questa inquadratura. ragazzi, ci va male se non è piccato, perché quando ci sono le patate lasciano giù quella roba là e non è che si veda proprio benissimo. Vabbè, io intanto vado avanti così e riprendiamo, che ormai vedo dopo. Allora, ragazzi, già vuoto, già svuotato tutto nel campo 24 e non avrei ancora finito proprio tutto, perché ci sarebbero dei pezzettini verso la fine da ancora da rifare. Ditemi voi se è esagerato questo consumo del liquid manure o no. Secondo me sia liquid manure che solid manure sono un po' che, diciamo, si consumano un po' troppo velocemente. Poi, non so, ditemi voi. Secondo me il campo 24, adesso non mi ricordo quanti ettari sono, però calcolate che qui avete 32.000 litri di solid manure e secondo me appunto ne è andato giù un po' troppo. Adesso lo ricarico, faccio il campo 29, giusto per comunque, ragazzi, usare questo solid manure che sennò ci resta qua un po' per niente, ecco. E niente, poi andiamo avanti eventualmente a trebbiare o iniziamo a erpicare qualcosa. Adesso vediamo anche a quanto siamo con i minuti con il video, quindi così in modo da regolarci un attimo. Bene, ragazzi, allora riprendiamo. Carro butta al 50%, non so quanto andremo avanti, però intanto lo usiamo e ovviamente svuotata tutta la vasca del solid manure, perciò questo è l'ultimo che abbiamo. In effetti, comunque, ragazzi, anche pensando, c'è un consumo veramente veramente elevato ci mette, ne va giù troppo, insomma, perciò adesso vedremo un attimo cosa fare. Potremmo anche estrarre lo Stroutman, inserirlo come mod in modo che sia modificabile e gli togliamo un po' di consumo. Potremmo fare anche una cosetta così, ecco, perché Mari, voi mi dite, ma non sfrutti, Mari non si riesce comunque a sfruttare tutto il getto di 15 metri, perché Mari non lo vedi poco e quindi però comunque il consumo, ragazzi, c'è, dai. Adesso poi dipende, Mari, anche dalla velocità del trattore, perché ho visto che il consumo non è proporzionale alla velocità, ma appena lo accendi prende e va. Però vedete, ormai l'ho finito e il campo non c'è.
Mi resta un 1%, mi resta, e non ho neanche finito il campo 29. Cioè, ne è andato giù, secondo me, un po' troppo per i miei gusti. Vabbè ragazzi, adesso uso lo spray, così siamo a posto. E intanto abbiamo compreso anche il solid, il carro per il solid manure, spandileame, spandiletame, come volete chiamarlo. E niente ragazzi, prossima volta adesso vediamo di andare ad acquistare magari un trattore più grosso, un altro erpice o un'altra seminatrice magari un po' più grandina. E niente, vorrei ringraziare Gian. Ah, di niente. Ciao a tutti. E anche Buldir. Prego, prego, c'è di che. Ebbene ragazzi, adesso andiamo a lavorare un po' e dietro le quinte, preparare i campi per la prossima puntata. E niente, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. E ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.